capogruppo Lega Nord al Senato. Voglio arrivare a parlare di questa legge bloccata al Senato, però prima di parlarne io, di chiedere a voi, vi voglio far conoscere due dei ragazzi che erano in Piazza del Patto. Centinaio, glieli presento, non sbuffi, li presento, due ragazzi veramente simpatici, quindi lei sarà contento di conoscerli. Uno si chiama Sonny Olumati. Olumati. E Sonny, di dove sei tu? Io sono italiano. Di Roma, sono nato a Roma. Tanto salve a tutti. Io racconto sempre, Sonny, una storia di mia figlia, che un giorno lei andava a scuola alle elementari e io vedo un bambino in classe con lei, scurissimissimo di pelle, e le dico, da cretina quale sono, di dov'è quel bambino, Caterina? E lei mi dice, mamma, è di Roma. Roma. Giustamente, negli occhi dei bambini... Esattamente così. Dovrebbe essere così anche agli occhi degli adulti, ed è per questo che noi ci siamo mobilitati e abbiamo creato la prima delle tante manifestazioni che abbiamo... Tu sei un ballerino, tra l'altro. Io sono un ballerino e un coreografo da tanti anni, lavoro in televisione. Prima ha fatto una meravigliosa verticale Power in studio, freeze. Dopo ce la fai. Il nome tecnico è Power Freeze. Centinaio, Power Freeze. Che cosa c'ha quella faccetta? Che sta pensando? Sto pensando tante cose, a dire la verità, e non saprei da che cosa iniziare, però partiamo, mettiamole. Ah, guardi che mi hanno portato, Centinaio, qua lavorano contro di lei, mi hanno portato una sua foto davanti, non so bene dove, Montecitorio, sì, una manifestazione con un grande cartello, lei con alcuni suoi colleghi di partito, con su scritto cittadinanza per gli immigrati, vendete il paese per 1 milione di voti, riusciamo a riprenderla? Certo, me la confermo. Ho delle spie, è una qua. Differenza di opinione rispetto a Collanino, rispetto al Partito Democratico. Avete la maggioranza. Centinaio, posso spiegarti solamente una cosa, ok? E la spiegherei anche ai candidati, sì, al suo collega di maggioranza. Forte pure col condizionale. Siamo una immigrazione che in realtà non è un'immigrazione. Forse è questo che spaventa un po'. Vorrei che questo problema, che è un problema sociale, non diventi un problema politico su cui farsi ripicche tra partito e partito. Diciamo che la vostra generazione è abituata ad avere a che fare con i nostri genitori, che sono venuti qui per cercare lavoro, per pulire, diciamo, i sederi agli anziani, hanno fatto le babysitter. Noi siamo un'altra generazione. Io mi sto laureando in medicina, ho tantissimi amici che stanno facendo i notai. C'è uno squadrone enorme solo a Roma di commercialisti cinesi nati in Italia. Siamo un altro tipo di... Ma non lo dica a me. Siamo un altro... Forse è questo che fa paura. E soprattutto c'è un concetto che non viene mai esplicato quando si parla di seconde generazioni. Cittadinanza a noi, che siamo 800.000, vuol dire 800.000 nuove tessere elettorali. Ecco spiegato il tuo no. O vorresti dire che non è così?